si vive da fratelli, ecco, insegniamo noi a questi ragazzi a vivere da fratelli, cerchiamo di essere insieme, siamo a tavola tutti insieme, dal dottore a quello che lavora dietro le vesti, siamo tutti uguali e nessuno ha lo stipendio, i soldi non circolano, c'è un economato unico e viviamo insieme come fratelli, perché Nomadelfia vuol dire la città della legge fraterna. Ecco, posso farvi sentire un ricordo molto particolare, ma direi anche molto dolce, di un grande maestro del giornalismo italiano, Enzo Biagi, che racconta così questo suo rapporto con Don Zeno, o meglio questo rapporto della sua famiglia con Don Zeno e con la storia di Nomadelfia. Lucio Nicolini, facciamo sentire Biagi. Ma mi ricordo questo prete vestito da borghese, e veniva a casa mia, è venuto parecchie volte, mia moglie, la mia famiglia lo amava, e lui spiegava come è naturale che le madri che hanno fatto un bambino vogliano bene al bambino che è venuto da loro, e che il grande problema è amare i figli degli altri. E mi raccontò, credo, una delle prime storie, quando lui la notte andava a svegliare i bambini per fargli fare la pipì, perché sennò rovinavano i materassi che lui doveva Lucio, ancora pagare. Lucio, non sento nulla, non sento neanche quando finisce diceva, il li prendevo tra le braccia, ma era come se abbracciasse un legno, perché gli mancava un padre e una madre. E come cazzo si lavora così? E questo era il ricordo dolcissimo di Enzo Biagi. Norina, 74 figli adottati. Ma tutti e 74 la chiamavano mamma, come? Sì, 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 mi hanno chiamato mamma tutti, sì, distintamente, ecco. Anche chi aveva le proprie famiglie, il papà e la mamma, però io per loro sono stata la loro mamma. E così tutte le mamme di Nomadelfia. 74 figli, mi faccia capire, lei se li ricorda tutti, ha vissuto 74 di riflesso 74 avventure. Sì, sì, perché ogni ragazzo ha il suo carattere, il suo modo di essere, come siamo tutti noi praticamente. E ognuno ha avuto cercato di fare il possibile per arrivare a tutti, ecco. Senti, Alda, perché sì, c'era la signora Tonizzo che voleva fare una precisazione. Mi dispiace, signora, non riusciamo a sentire lo studio, mi dispiace molto. Continua, non vai so avanti se la regia tu, mi allora può aiutare. Vai avanti tu, Pino, vai avanti. Mi dispiace molto, è saltato il collegamento. In attesa che io riesca a recuperare Alda, mi racconta qual è la parte più bella di questo rapporto che si vive qui a Nomadelfia. Qual è la parte più bella di questa storia? È il rapporto delle famiglie. Il rapporto che è dentro di noi. Tutti siamo cresciuti in una famiglia. E quelli poveretti che non hanno potuto gustare sono proprio li che amiamo e li riconosciamo infelici. La vita della famiglia è necessaria per chiunque nasce sulla faccia della terra. 54 bambini, lei è il presidente di questa comunità. Come sì, arrivano qui i bambini? Ma con le normative attuali, secondo la legge 184 del 1983, ci sono praticamente due canali fondamentali: la magistratura minorile oppure i vari servizi sociali delle USL territoriali. Attualmente noi abbiamo in affido così una trentina di ragazzi minorenni, però come figli ancora ci sono 50 persone che, pur avendo superato i 18 anni, alcuni ancora sono rimasti, e c'è un momento in cui le loro scelte si decantano lentamente, e quindi intorno fino dai 25 anni in giù ce ne sono 50. Vi dicevo prima, la favola di Nomadelfia. C'era una volta la città, ragazzi, direbbe così Don Bosco, questa è una grande comunità, loro non vogliono che si usi questo termine, preferiscono parlare più di un popolo, insomma 54 famiglie vivono qui insieme, non esiste il concetto del denaro, esiste un solo concetto in cui credono fermamente, il senso della solidarietà e del lavoro comune. Lei ha sentito prima la signora Barbara Palombelli, ha detto non è importante poi alla fine una gravidanza, è importante il rapporto che si vive, lei con Francisco, lei con 74 figli, è vera questa cosa? Uno dei nostri bambini, ancora al tempo del campo di concentramento, ha scritto questa frase: mamma non è colei che ti genera, ma colei che ti porta, che ti nutre e ti porta all'amore. C'è un segreto che lei mi ha detto che conserva ancora, e cioè anche se un bambino non è orfano ed è un bambino che viene affidato alla sua comunità, lei comunque lega un rapporto d'amore con i genitori
che magari hanno rifiutato il bambino. Mi pare una cosa molto complessa. Ma perché c'è una cosa di fondo. Noi nei primi anni abbiamo preso 120 ragazzi dal Befatrofio di Roma, tutti proprio senza genitori completamente, almeno in apparenza. Però una volta stati grandi questi ragazzi, parecchi hanno avuto dei trauma grossi perché volevano a tutti i costi sapere com'erano i loro genitori, anche vederli per una sola volta, anche per vederli una sola volta senza voler andare con loro. Io da lì mi sono detta, io d'ora in avanti i figli che avrò mi terrò sempre da conto anche i genitori, perché in questo modo una volta che sono grandi loro non hanno nessun trauma da pensare chi sono i loro genitori, perché li abbiamo coltivati insieme, siamo cresciuti insieme, ecco. E a un certo momento loro poi fanno la loro scelta, quasi nessuno è andato con i loro genitori, però gli ho insegnato a rispettarli lo stesso, perché quelli erano il padre e la madre che Dio li aveva dato quando sono venuti al mondo. Lucio Nicolini, facciamo vedere un momento questi bambini, facciamoli vedere, perché sono una cosa bellissima, abbiamo passato con loro una giornata stupenda. Avete sentito, Norina ci parlava prima di un campo di concentramento, non a caso io ora mi sposto, lascio questi bambini e mi sposto all'interno di questa casa per raccontarvi la storia di un presepe, sì, è la storia del presepe che i bambini di Nomadelfia hanno realizzato appositamente per questa trasmissione. Voi leggete Auschwitz, non siamo ad Auschwitz, siamo a Nomadelfia, e questo è il presepe che la comunità di Nomadelfia ha voluto realizzare per il Natale di quest'anno. La comunità è appena ritornata dalla Polonia per una visita guidata in Polonia, e la cosa che più ha colpito i bambini di Nomadelfia è stato proprio questo campo di concentramento. Lucio Nicolini, riusciamo a far vedere i particolari di questo campo di concentramento? Sembra la copia esatta del campo di Auschwitz. In Polonia, voi ricorderete, campo di concentramento ai confini con la Slovacchia, a 2 chilometri da Auschwitz. E con questo, come dire, con questa provocazione, per il momento restituirei la linea allo studio, Alda. Grazie Pino, grazie tante.